Ci sono circostanze in cui nascondere le cose non ha proprio senso. E io oggi non vi nascondo che questa settimana è stata finora davvero la più difficile da portare a termine per Linktober. Perché? Ma forse avrete notato che c'è un po' di scompiglio qui dietro di me. Il fatto è che ci sono gli operai a sistemare la caldaia in questo momento, quindi tutti i termosifoni devono essere liberati, accessibili. E io mi sono ritrovata quindi a fare questa settimana di Linktober di nuovo in 2 giorni, però stavolta con un impedimento in più: gli operai. Giusto perché vi rendete conto un attimo di cosa sto vivendo, questa è la situazione studio, assolutamente funzionale. Qui sotto c'è una bacinella nella quale il termosifone sta scaricando gli ultimi liquidi e questa è la mia postazione. Attualmente è così. Capite? Quindi mi scuserete se non ho potuto fare timelapse scenici o cose del genere, non c'è stato proprio modo. In compenso, alla fine di questa settimana forse avremo una caldaia funzionante e questo mi permetterà di registrare video senza indossare golf di lana a ottobre, che va bene. È caldissimo, comodissimo, però forse un po' eccessivo. Settimana 3 dell'Inktober, quindi cominciamo subito con il primo tema della settimana, che era helmet, ovvero casco. Inizialmente, quando ho fatto la bozza di questa prima illustrazione, ho disegnato soltanto il ragazzino che indossava appunto un casco giocattolo costruito con il cartone. Poi però nell'elaborare la bozza mi sono resa conto appunto che un solo soggetto, boh, è un soggetto che è un bambino, si è fatto il casco, però metterne insieme due dava più l'idea del gioco. E quindi ho aggiunto la sorellina del nostro protagonista, che però non era questa volta un cavaliere, bensì sarebbe stata il nobile destriero. E quindi ognuno dei nostri due protagonisti dell'illustrazione aveva un casco, soltanto che, ecco, erano due caschi un po' diversi. Devo dire, l'idea per questo soggetto mi è venuto grazie a un'attività che ho realizzato qualche tempo fa su Instagram, dove ho costruito effettivamente un elmo da cavaliere con il cartone, diciamo molto verosimile, anche molto somigliante a quello dell'immagine. Mi era piaciuto così tanto che ho deciso di inserirlo in un disegno. Comunque, ho cominciato la settimana in modo facile. Di solito queste illustrazioni che faccio senza sfondo mi permettono di concentrarmi maggiormente sul soggetto. È quello che ho fatto, il risultato è molto simpatico, secondo me. E quindi, non lo so, direi che sì, dai, sono simpatico. Se ricorderete, gli anni passati ho realizzato delle raccolte dei miei Inktober, sia per il 2019 che per il 2020. Se foste interessati, li trovate ancora sul nostro shop, ci sono rimaste poche copie. Vi metto il link qua sotto in descrizione. La cosa particolare di queste raccolte è che ad ogni disegno è associata una storia. Credo che a questo disegno potrebbe essere associata davvero una bella storia. Ho già in mente qualcosa, vabbè. Non vi spoilerò nulla. Quindi, passiamo al giorno 16, tema compass. Bussola. Avete presente quelle bozze che arrivate alla fine e dite: ah, bene, sono proprio soddisfatta di questa bozza, è venuta davvero carina. Poi questa bozza la inchiostrate e vi chiedete dove è finita tutta la carineria che ci avevate messo, perché non riuscite a rivederla più. Ecco, questa è una di quelle volte, almeno per me. Ogni tanto mi capita di essere più contenta della bozza che del definitivo. E in questo caso devo proprio ammetterlo. Ero tanto soddisfatta di aver disegnato questa protagonista insieme al suo corgi, che poi non ho mai capito se si pronunci corgi o corgi. E poi alla fine, guardando il definitivo, non lo so, la bozza aveva qualcosa in più. Probabilmente ho scelto male i colori. E oltretutto il vero problema è che l'elemento di maggiore importanza dovrebbe essere il corgi, perché dai, diciamocelo, esiste un cane più bello? Certo, voi potreste dirmi: ehi, siamo ieri. E i barboncini? E i maltipù? Mi rendo conto che ci siano davvero tanti cani belli, però il corgi è nella mia top 10. Ho cercato di enfatizzare al meglio anche il suo sedere batuffoloso. Secondo me, come corgi, è quantomeno venuto carino. E rendiamoci conto che comunque mi sto concentrando molto di più sul cane che sul resto dell'immagine. Diciamo, l'idea c'era, ma non è stata applicata nel modo corretto. Cane, bello però. Forse avrei dovuto zoomare solo sul cane, far vedere solo una parte della bussola, che era comunque un elemento marginale. Non so se si è capito. Vorrei un cane. Passiamo alla prossima illustrazione. Giorno 17, tema collage.
collide sta per scontro, scontrarsi. E in questo caso devo dire che faccio fatica anche a ricostruire il processo mentale che ho seguito per arrivare a questa cosa. C'è un fauno che si scontra mentalmente con il suo corrispettivo caprino, perché uno dei due è un puro sangue, una capra puro sangue, e l'altro è soltanto un fauno, mezza capra, no? Ammetto che questa figura del fauno mi è rimasta impressa da quando, da piccola, mi innamorai perdutamente delle cronache di Narnia, il leone, la strega, l'armadio. E io ero proprio una di quelle bambine secchione che puntualmente, appena si innamorava di un film, andava subito a comprarsi il libro, ma non il libro del film, ma quello integrale, perché le cronache di Narnia, se non sbaglio, erano 7, giusto? Poi c'era il principe Caspian, mi ricordo che Il ragazzo e il cavallo mi piacque tanto, e un sacco di altre che non mi ricordo. E soprattutto, ancora più importante, esistono ancora le persone che si comprano i libri dei film? No, perché ho questo timore latente che la lettura vada pian piano svanendo come pratica, e quindi non lo so, è una cosa che si fa ancora? Leggere? Tra i giovani? Tipo tra gli adolescenti? Non lo so, fatemi sapere. Carino, trovo che si sia ripetuto nuovamente un po' la composizione precedente, vista pochi disegni fa, però vabbè, non importa, ormai l'avevo fatta così e mi piaceva tanto, mi piaceva questo sguardo della capra che la guardava un po' impettita, quindi nel complesso in realtà sono molto soddisfatta dell'immagine. Peccato la composizione, però carina, dai, ci sta, mi piace. Passiamo alla prossima. Giorno 18, tema Moon. Per il tema Moon, avendo ormai notato una sorta di ricorrenza nelle composizioni che ho fatto finora, ho cercato di variare un po', quindi rimpicciolire il soggetto, dare più spazio a ciò che ci sta attorno. Non vi nego che questa settimana in particolar modo è stata un Inktober a risparmio energetico, ve ne renderete conto perché gli sfondi sono quasi tutti o bianchi o neri. Sapevo che erano le cose che mi avrebbero preso più tempo e io purtroppo tempo ne avevo davvero poco, anche perché dovevo un attimo giostrarmi tra questi operai della caldaia che entravano, uscivano, svuotavano i termosifoni, quindi diciamo che ecco, non avevo proprio molto margine per lavorare. Ma che poi questa immagine è bella perché tu la guardi e dici vabbè, ora devo soltanto colorare tutto lo sfondo di nero lasciando la luna bianca, cosa potrà mai volerci? Ma certo, è proprio in quel momento, in quel preciso istante quando pensi dai, a posto, non ci vuole nulla, che succede? Questo! Io non posso neanche spiegare la rabbia che ho dovuto sopprimere. Ora, questi due puntini rimasti sulla luna, ragazzi, io lascio a voi interpretazione del cosa debbano essere. Ho deciso di non cancellarli perché tanto se li cancellassi si vedrebbe la patacca, quindi piuttosto me li tengo, facciamo finta che siano voluti, che abbiano un significato nascosto. Oltretutto questa scimmia potrebbe benissimo starli guardando, ok? Cioè in realtà margine di miglioramento per questo errore ci sarebbe, ma voglio che siate voi a decidere come correggere questo errore, perché il bello del tradizionale è anche il fatto che non puoi cancellare, quindi se fai un errore devi cercare un modo creativo di risolverlo, e questo è un po' il caso. Nulla, anche qui siamo andati sul minimale, va bene così. Poi mi piace molto il tema della scimmietta, mi ricorda un po' Son Goku, no? E devo dire, già la seconda scimmia c'è in questo Inktober, sta iniziando a diventare un tema un po' ricorrente, eh? Magari la stessa di prima, vista da dietro. Magari il prossimo Inktober sarebbe bello fare tipo una storia composta con queste 31 illustrazioni. Fatemi sapere cosa ne pensate. E noi passiamo al giorno 19, tema Lu. Per il giorno 19 io un'ideuzza ce l'avevo già avuta. Mi sarebbe piaciuto fare qualcosa, un'immagine che entrava dentro se stessa ripetendosi. Un po' come si vedono spesso in giro quei fotomontaggi, no? Della cornice del quadro, per esempio, che poi si rimpicciolisce, entra dentro il quadro, che poi a sua volta si rimpicciolisce. Non so se ho reso l'idea o se avete già visto questa immagine, ma era un po' quello che mi stavo immaginando. Invece poi la cosa è andata modificandosi nella mia testa per poi trasformarsi in quella che sembra proprio una citazione a Squid Game. Dai, ci sembra. Devo dire che qui c'è un mix di cose, c'è Squid Game, Asher, c'è un po' di Dragon Ball e anche un po' di Harry Potter, diciamoci la verità.
Questo tema delle scale infinite che si incrociano, che hanno anche delle prospettive un po' insolite, è una cosa che è stata proposta tante volte, no, nel nostro immaginario. E quindi nulla, ho fatto anche la mia versione con queste scale lunghissime, che in realtà è un'unica lunga scalinata, e questo povero ragazzo che allo stremo delle forze si abbandona un tipo "Cosa? Ancora questo?" Una cosa del genere. Devo dire che mi piace come composizione, molto carina, anche diversa dalle altre, che è sempre una cosa a cui tengo. Magari non ci riesco sempre, però visto che spesso comunque gli elementi dell'immagine sono piccoli e quindi non ho modo di lavorarci come vorrei, di entrare troppo nel dettaglio, mi piace l'idea di riuscire a proporre composizioni differenti. Soprattutto perché poi guardando le immagini in sequenza l'effetto altrimenti sarebbe quello un po' di annoiare, no? Lo spettatore che vede sempre la stessa cosa ripetuta. Nulla, dai, questo qui è simpatico, probabilmente la riuscita non è delle migliori, però come immagine in sé per sé mi piace. Mi piacciono queste scale, mi piacciono le cose che si intrecciano, divertente, anche il soggetto è carino, ci sta. E adesso passiamo al giorno 20, tema sprout, ovvero germoglio. Questa è una delle immagini, ve lo dico già, che mi piace di più tra quelle che ho realizzato. E vi spiego anche che problemi enormi ho avuto. Vi ho probabilmente menzionato il fatto che i miei pennelli ricaricabili si sono o smarriti o intasati, per cui ho avuto dei problemi a usare gli Ecoline. I miei pantoni pian piano si stanno scaricando e quindi anche quelli erano belli che esauriti. E quindi arrivato a un certo punto mi sono munita di pennello e ho cercato di sopperire alla mancanza di tutta la strumentazione che mi ero preparata. Questa bozza è stata anche molto divertente da fare perché sono partita dal germoglio, poi ho pensato mettiamoci sopra una bambina con in mano una bella coccinella e poi in cima ho pensato mettiamoci una bella pianta carnivora. E poi ho pensato no, ma sono sconvolta, ma è una cosa crudele. E poi, ma certo, è proprio questo che voglio che le persone pensino. E quindi ragazzi, benvenuti nell'illustrazione più crudele di questo Inktober. La coccinella come agnello sacrificale per il nostro germoglio. Se la cosa vi fa soffrire, bene, è esattamente quello che volevo suscitare in voi. E devo ammettere che questo germoglio, questo strano robo che però comunque non è, diciamo, biologicamente ancora stato scoperto, questa ameba che poi dà origine a questa pianta carnivora sulla punta, ecco, sono veramente orgogliosa di come sono riuscita a renderlo nodoso come un albero, ma allo stesso tempo anche un po' organico. Mi dà delle sensazioni contrastanti, cioè è bello, però mi inquieta. Nel complesso sono molto contenta della resa di questa immagine, del fatto che i soggetti sono illuminati meglio al centro, che poi ci siano tutte queste piante che attraverso le foglie diventano molto spinose, creando questa atmosfera veramente inospitale. Io sono molto fiera di questa immagine, veramente questa è una delle cose sulla cui scia vorrei riuscire a costruire anche i prossimi Inktober. Sarebbe molto molto bello, mi piace, soprattutto lei, come è flat però allo stesso tempo tridimensionale, è proprio ben fatta. GG. Ebbene, siamo arrivati quindi all'ultimo disegno di questa settimana, il giorno 21, tema fuzzy, ovvero sfocato. Per sfocato ho pensato di disegnare un anziano. Ragazzi, agli anziani non viene dato il giusto spazio. Non ce n'era ancora stato uno ed era arrivato il suo momento. Quindi un anziano signore con delle lenti davvero davvero spesse che tenta di leggere il nome del farmaco che sta per prendere. Forse devo ammettere, col senno di poi, perché lì per lì mi sembrava davvero una buona idea, che forse non è la cosa più originale che ho fatto questa immagine. Anzi, comparare la precedente, quella che ho appena fatto, con questa, sono esattamente la fantasia e la normalità contrapposte, messe proprio molto molto vicine. Quindi non lo so, fatemi sapere voi se il tema di questa giornata vi piace, se vi suscita qualcosa. Io ho solo cercato di rendere questo anziano signore più simpatico possibile e devo ammettere che tranne per i baffi, che sono una cosa davvero un po' strana, questo anziano signore ricorda davvero tanto mio nonno. Aveva gli stessi capelli, lo stesso fisico, non aveva gli occhiali, ma l'unica sostanziale differenza è che mio nonno aveva una lunga, lunghissima ciocca di capelli che un po' come Homer Simpson si faceva passare al centro della testa per fare un riporto, che però era solo una ciocca. E vabbè, forse ai suoi tempi andava di moda, ma che vogliamo saperne noi?
quindi con questo anziano signore che incarna un po' le vesti di mio nonno si conclude anche questa terza settimana di ottobre. Travagliata, sì, senz'altro. Impegnativa, senza alcun dubbio, anche se devo dire il mio impegno è stato un po' disperso, non è stato proprio focalizzato, ma nel complessivo soddisfacente, perché alla fine della terza settimana sai che ti sei lasciata il peggio alle spalle e manca soltanto un quarto del lavoro. E questo è bello. Quindi ragazzi, fatemi sapere qual è il vostro preferito di questa settimana. Se c'è stato qualcuno che vi ha trasmesso qualcosa di particolare, io sarò solo che contenta di leggere tutti i vostri commenti. E nel frattempo, se qualcuno di voi sta ancora tenendo duro con l'Inktober, ragazzi, avete tutto il mio supporto, tutto il mio sostegno e tutta la mia comprensione. Perché ragazzi, stiamo compiendo un'impresa straordinaria. Anche se non riusciamo ad essere propriamente nei tempi, è comunque un grande traguardo riuscire ad arrivare fino a questo punto. E vi dirò di più. Vi mostro invece che giorno è oggi. Guardate, sono le 8 e oggi è il 20:10. Avete capito? Sono in anticipo di un giorno. Ma vi rendete conto che bello? È un sogno. E oltretutto, il prossimo video dell'Inktober avrà il riscaldamento. Voi non vedrete veri e propri cambiamenti, se non forse la stanza un po' più ordinata, ma fidatevi che io li sentirò. Ragazzuoli, grazie ancora per aver visto questo video. Ci vediamo la prossima settimana con l'ultimo video dell'Inktober. Io vi mando un saluto, un abbraccio e un buffetto affettuoso. Ciao!